Ciao a tutti amici YouTube, benvenuti nella decima puntata qui nell'Italian Rice, ragazzi. Allora, carichiamo la seminatrice con il merlo. Carichiamo che possiamo, quello che possiamo. Ok, bello carica. Iniziamo a seminare, ragazzi. Iniziamo a seminare. Iniziamo a seminare. Allora, un po' che possiamo metterci. Allora, siccome ci serve la pula, io direi di metterci il mais. O il mais verde, a questo punto. Oh, vediamo che possiamo. Anzi, no, qui ci mettiamo l'orzo. Qui ci mettiamo l'orzo. Allora, dispieghiamo, accendiamo e iniziamo a seminare, raga. Iniziamo a seminare il 180-90 il nostro 180-90. Ci facciamo un giro di testata. Facciamo un giro di testata, accendiamo lampeggiante. Ok, apparecchiazzoli. Iniziamo a seminare, dobbiamo pure arare e coltivare, raga. Tanti lavori, ci abbiamo da fare tanti, 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 tanti lavori. Ok, ci attrezziamo. Ci addrizziamo. Ok, dobbiamo fare un sacco di lavori, ma tanti tanti. Allora, purtroppo andiamo lenti, raga. La semina è quella, non è posso correre, più di quello non posso andare. Anche perché, ripeto, io uso mod realistiche, quindi che fanno il realismo in gioco. Quindi abbiamo il peso dei vari carri, seminatrici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo quello. Qui abbiamo lo slittamento, abbiamo cerchiamo di andare più dritti possibile, quindi sto usando mod, diciamo, che aggiungono un po' di realismo al gioco. Allora, facciamo la testata. Dobbiamo finire a raccogliere balle pure.
Dobbiamo finire a raccogliere balle e a fare altre balle, raga. Balle sono tantissime. Però ci servono perché mo inizieremo a vendere qualcosina. Vendiamo il riso, vendiamo un po' di cose, le vendiamo, raga. Dobbiamo prendere pure, non mi ricordo se ce l'ho, se l'avevo comprata oppure no, la piantatrice. La piantatrice perché sugli altri campi, siccome abbiamo bisogno di pula per fare l'insilato, pula, erba, eccetera, eccetera, dobbiamo assolutamente, assolutamente, dobbiamo assolutamente piantare il mais verde. E c'è lo slittamento, raga. Un attimo, che addrizzo. Attimo che mi addrizzo. Ok. Ma sai, mi tocca cambiare seminatrice perché questa mi pare a me che va un po' lenta, va un po' lenta. Non fa la polenta, va un po' lenta. Oh, capa. Lavori lunghi, ragazzi, lavori lunghi. Lavori lunghi. Lavori molto lunghi. C'è un po' di slittamento. C'è un po' di slittamento, raga. Tanto ci siamo fatti la testata. Siamo fatti la testata, ragazzuoli. Che bestia sto 180-90, raga. È un veramente un bestione. È veramente un bestione. Questo non è un trattore, questo è un bestione. Non dice di no, eh. Non dice di no, ragazzi. Dite come spinge. Sentite come spinge, ragazzi. Allora, ora iniziamo a far su giù. Allora, iniziamo a far su e giù. Ci metteremo un po' perché il campo questo è grosso, quindi qui ci metteremo un po'. Semmai adesso vediamo se abbiamo un po' di soldi, ci bastano un po' di soldi o facciamo un prestito, ma vediamo, ne compro un'altra, magari un po' più grandina, le seminatrici, così. Questa è piccoletta purtroppo. Questa è piccoletta, ma questo è l'unico trattore più grosso che abbiamo, raga, su sta farm, quindi purtroppo quello che è. Purtroppo è quello che è. Questo è quello più grosso che abbiamo. Abbiamo detto che questa serie la facciamo completamente italiana, quindi con mezzi vecchi e facciamo quel che si può.
Facciamo quel che si può. Allora, facciamo manovra. Facciamo manovra. Passiamo e andiamo. Allora, qui l'orzo, poi rimetteremo il riso e per adesso sto giro il riso non ce lo mettiamo, mettiamo il mais, l'orzo, frumento, altre colture, il riso no. Quindi metteremo le patate. Volevo mettere pure le patate, raga. Vediamo un po'. Ok ragazzi, dai. Concludo qui il gameplay. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanella in maniera di rimanere sempre aggiornati sul mondo di farming e su quando escono i video e soprattutto quando sarò in live sia su YouTube. E potete venirmi a trovare anche su Twitch perché faccio le live anche su Twitch, quindi potete venire a trovarmi, stare un po' insieme, fare due chiacchiere, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e buona giornata a tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi, ciao!